Buongiorno a tutti quanti e buon festa di ogni santi. Che dire, oggi non si cucina, infatti come vedete sono cambiata e oggi si esce. Niente grembiule, niente cuffietta e volevo solo farvi un augurio a tutti quanti, veramente di vero cuore, che passiate una giornata serena, felice con i vostri cari e con i vostri amici e niente. Tanta serenità e tanto amore, come dico sempre. E domani sarà la giornata dei defunti e che Dio li abbia in gloria tutti quanti e che pensino a noi veramente di tutto cuore. Ognuno di noi sicuramente ha dei cari che purtroppo non ci sono più e ce li abbiamo però sempre nel nostro cuore, come io ho la mia cara nonna Titina e voi lo sapete. Ecco, appunto, oggi ho fatto, siamo tutti in campagna, come dico sempre, no? Tutti riuniti con la nostra famiglia e infatti il dolce è la torta nonna Titina. Che dire? Beh, ci voleva proprio. Infatti io ho detto a Lorena, che sta qua, Lorena, ho detto Lorena, che dolce facciamo per ogni santi? E mamma ha detto, più di nonna Titina, infatti. È venuta meravigliosamente la torta, ma veramente quella torta mi viene sempre, non lo so, secondo me non c'è mai un ma su quella torta, c'è sempre il suo pizzico di amore, cioè in ogni ingrediente c'è sempre il suo amore, io lo so, ne sono convinta, perché quella torta è proprio dedicata a lei. Che dire, vi ringrazio per il pane a forma di zucca. Come sapete, io non amo festeggiare Halloween, proprio è una festa da me negata, con tutto rispetto per le persone invece che ci tengono, per carità, però io preferisco il carnevale, preferisco tante altre feste, ma noi siamo italiani e quindi preferisco rispettare le nostre feste. E ho fatto la zucca per la tradizione. Come voi sapete, io ho fatto tutto il mese, si può dire, cioè molte ricette con la zucca. Beh, perché non approfittare della meravigliosa zucca che mi dà mia mamma e mio papà? E quindi ho voluto chiudere in bellezza e non so se riesco a fare altre ricette con la zucca. E comunque ho voluto chiudere in bellezza con quel pane che non c'entra con Halloween. Era per sdrammatizzare Halloween, quindi la zucca era proprio per per chiudere in bellezza il mese di ottobre. Ecco, questa. Niente. Io con questo vi auguro una bellissima giornata e grazie, grazie di tutto, grazie per tutti i commenti, grazie per l'appoggio, grazie per il supporto. E vi comunico anche che, guardate, si tratta di 2, 3 giorni, 4 massimo e vi darò bellissime notizie sul libro e in viaggio. Cioè, in viaggio sono i miei libri, la mia parte, quella che vi venderò a voi, che voi state aspettando tanto e sono super felice. Noi, guardate, quando ho visto, mi hanno mandato la foto, che libri stavano in partenza, è stata una cosa bellissima, ma di questo vi parlerò, prossimamente. Veramente, grazie a tutti di cuore e non ho parole, non ho parole. Allora, mi raccomando, mi vengono le lacrime, ne sono truccata. Siate felici, sempre, mi raccomando. Non voglio piangere, mannaggia la miseria. Ok, grazie a tutti di cuore, non dimenticate. Di essere felice. Sempre, a tutti di cuore, da Zenoman in pasta. Ciao!